Un festival che l'Istituto Alberghiero di Pesaro ormai da appunto 9 anni sta portando avanti. Quest'anno la tematica è veramente particolare perché ci siamo rivolti al cibo e al cibo della legalità. Cibo della legalità in quanto è ormai inutile nasconderlo, anche la mafia non più localizzata nelle solite zone come potremmo pensare, quindi semplicemente a sud, si è ormai purtroppo fatta avanti utilizzando appunto il cibo, utilizzando il cibo e contraffacendo molto spesso questo cibo che arriva comunque nelle nostre tavole. Noi questo messaggio lo abbiamo sviluppato invitando nella nostra scuola varie personalità, da esponenti di Libera, magistrati, Don Aniello Manganiello che è la voce di Scampia da più di 16 anni, testimonianze di persone che si sono rifiutate di pagare il pizzo, abbiamo avuto Peppe Pagano, un ragazzo che appartiene ad un'organizzazione Nuova Cucina Organizzata di Averno. Il festival di quest'anno ha visto dei bellissimi cortometraggi sia per quanto riguarda la sezione delle scuole che per quanto riguarda la sezione dei privati. Io adesso lascio la parola ad un alunno, Andrea Battisti, che rappresenta appunto una parte della giuria che era composta da 40 ragazzi delle nostre quarte dell'Istituto Alberghiero. Quindi Andrea, dici tu che cosa... Ok, e questa iniziativa è nata per sensibilizzare noi giovani al tema cibo e legalità, della mafia che ora è arrivata anche nelle nostre tavole, quindi questo cibo criminale, quindi dal punto di vista dei marchi, contraffazioni eccetera. E noi in questo percorso abbiamo ascoltato, come diceva la prof, testimonianze di persone che si sono rifiutate di pagare il pizzo e che comunque hanno agito contro la mafia, ed è stata una bellissima esperienza perché ha toccato nel profondo anche noi giovani. E abbiamo concluso con questa bellissima serata dove abbiamo premiato anche questi cortometraggi, che è stata veramente una cosa bellissima. Mangiato, cibo e cultura per noi sono un binomio assolutamente importante, siamo da sempre portatori non solo di una buona agricoltura ma anche di una buona cultura che permetta alle persone di avvicinarsi alla dimensione anche culturale del biologico. L'iniziativa Corte Mangiato è molto importante perché coinvolge soprattutto le scuole che quest'anno hanno fatto dei filmati molto belli, sia quelli che sono stati premiati ma anche quelli che non sono stati premiati ma che sono arrivati in finale. Il tema quest'anno è cibo e legalità. Negli anni abbiamo voluto allargare gli orizzonti di Corte Mangiato anche quelle tematiche che sono legate al mondo del biologico e ai suoi valori. Negli ultimi 2 anni abbiamo parlato di acqua, di energie rinnovabili, quest'anno della legalità. E quindi il cibo deve essere, oltre che buono, deve essere pulito e quindi, come dice
c'è anche il Carlin Petrini, anche giusto. Una serata molto, molto bella e molto entusiasmante, perché si è visto veramente come una squadra unita, la scuola, la prefettura, l'associazione libera e alcune cooperative che si muovono nel settore dell'agroalimentare e sono messe insieme per valorizzare il tema del cibo e della legalità. Un tema forse sottovalutato negli ultimi anni, oggi tornato al centro delle cronache in vista dell'esposizione di Milano. Oggi si è respirata veramente un'area di comunità. Questo perché è libera e vuole fortemente esserci, perché tutto nasce dal comune di Isola del Piano, dove c'è stato il primo bene confiscato nelle Marche, un bene confiscato che è stato restituito alla comunità, e intorno a questa comunità, a questo bene confiscato, si è costruita questa bellissima esperienza che nasce all'interno della scuola per contribuire a costruire una cultura della legalità che non è soltanto fatta di parole ma anche di cose molto, molto concrete. Oggi abbiamo sperimentato la concretezza di ragazzi che, studiando e amando il proprio territorio, riescono poi a creare dei prodotti meravigliosi, creativi, che entrano nei nostri piatti, ma soprattutto testimoniano l'importanza della legalità praticata. Ecco quindi che Libera non poteva far altro che sposare questa manifestazione, Corto e Mangiato, giunta alla nona edizione. Non potevamo assolutamente non esserci. Questo perché tutti insieme, e soltanto insieme, si può davvero pensare di incidere su una comunità intera. È stato bello vedere la presenza dei ragazzi, degli insegnanti, ma soprattutto delle istituzioni, quindi il sindaco di Isola del Piano, il sindaco di Fano e l'assessore Mascarin, e Libera presente in forma massiccia, anche con il coordinatore provinciale e con la coordinatrice regionale. Speriamo che questo progetto possa andare avanti, ma soprattutto possa aiutare sempre di più a sensibilizzare tutti noi cittadini a costruire legalità e giustizia sociale sul nostro territorio, anche nelle Marche. Marche non più un'isola felice, Marche con 24 beni confiscati alla criminalità organizzata, purtroppo ancora in aumento nei prossimi mesi. Il nostro impegno quotidiano è quello di collaborare sì con le scuole ma anche con le istituzioni per creare una maggiore sensibilizzazione e soprattutto contribuire a costruire le condizioni perché la vita democratica di questo paese e della nostra regione possa soltanto migliorare e consentire la più larga partecipazione nell'ottica della legalità e della trasparenza. Allora sempre avanti con coraggio, perché la speranza e il coraggio sono i due sentimenti che ci portano a costruire serate come queste, a partecipare e a costruire percorsi di legalità futuri.